dolce geografia delle nostre coste tra Anzio e Castelfusano, mitici approdi di antichi eroi, oggi spiegate a ben altro approdo. Una posa cavi italiana, il Rampino, collabora con una inglese, Cable Enterprise, al ripristino degli allacciamenti via Italcable con le Americhe e il Nord Europa. Una motobarca sta portando il cavo. Paiono pescatori che tirino una rete. Una rete che impiglierà guizzanti parole trasmesse e ricevute da un orlo all'altro dell'oceano. Il cavo ha una sua rotta, lungo la quale lo guidano questi palloni che provvisoriamente lo sostengono alla profondità voluta, prima che nella sistemazione definitiva si posi sul fondo. A fiore delle acque, la gaia e curiosa fila di palloncini ripete esattamente il disegno tracciato sulla carta geografica. La barca reca ora l'estremità di questo cavo anfibio che restituisce alla terra. Occorre accumularne sulla spiaggia un metraggio sufficiente a raggiungere la stazione di approdo. Dal puleggione di prua scorre il cavo, passa attraverso il dinamometro che ne misura la tensione e il ventro della nave lentamente lo srotola. Ma uscito dal mare, questo cavo, creato per gli abissi, deve entrare sottoterra. Una prova telefonica con la nave e tra poco qui dentro passeranno altre voci. Hello, pronto, ok, tutto bene.